un modulo si trasforma in un oggetto di arredamento. Volevo ringraziare la mia amica Elena che mi ha dato il permesso di usare la sua idea. Vi auguro una buona visione. Per il mio progetto sto usando un cotone filo di Scozia ritorto numero 5 che sto lavorando con un uncinetto del numero 3. Voi, a seconda del filato che andrete a scegliere, così adattate l'uncinetto per la lavorazione. La scelta di usare il cotone è perché ho un poco di rimanenze da consumare, ma per questo progetto potrete usare anche altri tipi di filati, perché non avremo bisogno di mettere in forma, ma il metodo di assemblaggio metterà in forma già da sé il nostro oggetto. Il colore rosso, perché come avrete intuito, sarà destinato alla tavola di Natale, ma voi potete benissimo scegliere altri colori in base alla collocazione a cui è destinato il vostro oggetto. Io ho già raggiunto la misura della base che mi serve, questo è il mio modulo. Secondo l'uso che voi ne vorrete fare, così dovrete costruire la base. Io ne farò un portatovaglioli. Al momento la base misura 23x23. Il tovagliolo è, diciamo, 18x18, va, diamo un centimetro abbondante. E andrò quindi a completare la lavorazione per poi andare a creare l'altezza del mio portatovaglioli. Voi, in base all'uso che ne vorrete fare, così andrete a creare e la base e la parte retta. Potrete farne un cestino, un portasalviette, un portacaramelle, uno svuotatasche, decidete voi la misura e la collocazione. Intanto io continuo la lavorazione della mattonella e poi passiamo all'assemblaggio. Scegliete voi la fantasia del modulo da usare. Voi preparate il vostro modulo. Nella info box sotto al video vi metterò un link che vi riporta in pagina, dove troverete tutta una serie di mattonelle trovate libere in rete che potrete usare per la vostra lavorazione. Intanto io vi saluto, vi ringrazio per la visione. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Intanto che voi preparate il vostro modulo, io preparo la seconda parte del video per l'assemblaggio.